Se qualcuno avesse chiesto a Wang Lung: "E come pensi di nutrirti durante l'autunno?", lui avrebbe risposto: "Non lo so, un po' di cibo qui e là." Ma nessuno glielo avrebbe chiesto. Nessuno in qualsiasi luogo delle campagne chiedeva a un altro: "Come ti nutri?" Nessuno lo chiedeva se non a se stesso: "Come mi nutrirò oggi?" E i genitori chiedevano: "Come ci nutriremo, noi e i nostri figli?" C'era il bue, che Wang Lung aveva cercato di accudire fin quando gli era stato possibile. Aveva dato all'animale un po' di paglia e qualche manciata di foglie di vite fin tanto che ce n'erano, e poi era uscito e aveva strappato foglie dagli alberi, ma alla fine era arrivato l'inverno e anche queste non c'erano più. Poi, siccome non c'era più terreno da arare, e se fossero stati piantati i semi si sarebbero seccati nella terra, e siccome avevano mangiato tutti i semi, mandava fuori il bue a cercarsi da sé il mangiare, con il bambino più grande seduto in groppa tutto il giorno, che teneva la corda passata attraverso le narici dell'animale perché non lo rubassero. Ma alla fine non aveva osato fare nemmeno questo per paura che gli uomini del paese, i suoi stessi vicini, potessero sopraffare il bambino e impadronirsi del bue per ucciderlo e mangiarlo. Lo tenne così sulla soglia fin quando divenne magro come il suo scheletro. Ma venne il giorno in cui non c'era rimasto né riso né grano, ma soltanto quei pochi fagioli e una magra scorta di grano turco, e il bue muggiva per la fame, e il vecchio disse: "È arrivato il momento di mangiare il bue." Allora Wang Lung si mise a gridare. Per lui era come se qualcuno avesse detto: "È arrivato il momento di mangiare un uomo." Il bue era il suo compagno nei campi e Wang Lung aveva camminato dietro di lui, l'aveva lodato e maledetto a seconda del suo umore e lo conosceva fin da giovane perché l'avevano comprato quando era un vitellino e disse: "Come possiamo mangiare il bue? Come potremo arare i campi?" Ma il vecchio rispose con grande calma: "Beh, è la tua vita o quella della bestia, la vita di tuo figlio o quello della bestia, ed è più facile comprare un altro bue che la propria vita." Ma quel giorno Wang Lung non lo uccise e passò il giorno dopo e quelli successivi, e i bambini chiedevano a gran voce da mangiare e non si riusciva a calmarli, e Olan guardava Wang Lung supplicandolo per i bambini, e alla fine lui capì che si doveva farlo. Allora disse bruscamente: "Che sia ammazzato, io però non posso farlo." Entrò nella stanza dove dormiva e si stese sul letto e avvolse la coperta intorno al capo per non sentire il muggito della bestia nel momento della morte. Allora Olan strisciò fuori e prese un grande coltello di ferro che aveva in cucina e fece un profondo taglio nel collo dell'animale, spezzando la sua vita. Allora prese una ciotola e raccolse il suo sangue che avrebbe bollito e fatto poi rassodare, e scuoiò e fece a pezzi la grande carcassa. E Wang Lung non uscì fin quando tutto fu finito e la carne cucinata e messa sul tavolo. Ma quando cercò di mangiare la carne del suo bue, si sentì strozzare la gola, non riuscì a inghiottire il boccone, beve solo un po' di minestra. E Olan gli disse: "Un bue è solamente un bue, e questo era già vecchio. Mangia, perché un giorno ne avremo un altro, e sarà molto meglio di questo." Wang Lung si sentì un po' sollevato e mangiò un boccone, e poi ancora un altro, e tutti mangiarono. Ma alla fine il bue fu mangiato, e le ossa sbriciolate per estrarne il midollo, e ben presto non ne rimase niente se non la pelle, secca e dura, fissata a un sostegno di bambù che Olan aveva fatto per tenerla bene distesa. All'inizio c'era stata ostilità in paese contro Wang Lung, perché si sospettava che avesse dell'argento nascosto e del cibo immagazzinato. Suo zio, fra i primi a soffrire la fame, andò a lamentarsi alla sua porta, ed era vero che lui, la moglie e i 7 figli non avevano niente da mangiare. Wang Lung versò riluttante nella tasca della tunica dello zio un mucchietto di fagioli e una preziosa manciata di gran turco, poi disse con fermezza: "È tutto quello a cui posso rinunciare. Prima devo pensare a mio padre, anche se non avessi figli." Quando suo zio arrivò nuovamente, Wang Lung gli gridò: "Nemmeno la pietà filiale potrà nutrire la mia casa." E lo mandò via a mani vuote. Da quel giorno suo zio si rivoltò contro di lui come un cane che sia stato preso a calci e si mise a sussurrare in giro per il paese, ora in una casa, ora in un'altra: "Mio nipote là ha argento e cibo, ma non ce li vuole dare, nemmeno a me e ai miei figli, a noi che siamo la sua carne e le sue ossa, possiamo solo morire di fame."
E mentre una famiglia dopo l'altra finiva le sue scorte in paese e spendeva le sue ultime monete nei poveri mercati della cittadina, e mentre i venti invernali scendevano dal deserto, freddi come un coltello d'acciaio, aridi e sterili, i cuori della gente del paese erano sconvolti dalla propria fame e dalla fame delle mogli emaciate e dei figli piangenti, e quando lo zio di Wang Lung se ne andava tremando per le strade come un cane sparuto, sussurrando con le sue labbra affamate: «C'è uno che ha da mangiare, c'è uno con dei bambini che sono ancora grassi!» Gli uomini presero dei pali e una notte si diressero verso la casa di Wang Lung e batterono alla porta. E quando lui, sentendo le voci dei suoi vicini, aprì, lo aggredirono e lo spinsero via dalla soglia e cacciarono fuori di casa i suoi bambini spaventati e si buttarono su ogni angolo e grattarono con le mani ogni superficie per scoprire dove avesse nascosto il cibo. Quando trovarono la sua misera scorta di pochi fagioli secchi e una ciotola di grano turco secco, levarono un grido che esprimeva delusione e disperazione, e allora cominciarono ad afferrare i mobili, il tavolo e le panche, il letto dove era disteso il vecchio, spaventato e piangente. Poi Olan si fece avanti e parlò, e la sua voce lenta e quieta si levò sopra gli uomini. «Questo no, non ancora!» esclamò. «Non è ancora il momento di portare fuori dalla nostra casa il nostro tavolo e le panche e il letto. Avete tutto il nostro cibo, ma non avete ancora venduto il tavolo e le panche che sono nelle vostre case. Lasciateci i nostri mobili, siamo pari. Non abbiamo un solo fagiolo e un solo chicco di gran turco più di voi, no? Adesso avete più di noi perché avete tutto il nostro. Il cielo vi colpirà se prenderete di più. E adesso usciremo insieme a cercare erba da mangiare e la corteccia degli alberi, voi per i vostri bambini e noi per i nostri tre e per questo quarto che deve nascere in questi tempi.» Premette la mano sulla pancia mentre parlava e davanti a lei gli uomini si vergognarono e uscirono uno a uno perché non erano malvagi se non quando morivano di fame. Uno si attardava, quello di nome Ching. Un uomo piccolo, giallo e silenzioso, con una faccia da scimmia nei momenti migliori e che adesso era incavata e ansiosa. Avrebbe pronunciato qualche buona parola per dare voce alla sua vergogna, perché era un uomo onesto e solo il suo bambino che piangeva l'aveva spinto a compiere il male, ma nella giacca, sul petto, aveva una manciata di fagioli che aveva afferrato quando era stata trovata la scorta e aveva paura di doverla restituire se avesse parlato. Quindi si limitò a guardare Wang Lung con occhi muti e spauriti e uscì. Wang Lung rimase nello spazio antistante la porta dove anno dopo anno aveva trebbiato i suoi buoni raccolti e che da molti mesi era rimasto vuoto e inutilizzato. Non era rimasto niente in casa per nutrire suo padre e i suoi figli, niente per nutrire la sua donna, che oltre a provvedere al proprio corpo, doveva aiutare a crescere quell'altro che con la crudeltà della sua nuova e ardente vita avrebbe rubato la carne e il sangue di sua madre. Per un istante ebbe una grandissima paura. Poi un senso di conforto fluì nel suo sangue, come un fiotto di vino dall'effetto calmante. «Non possono prendermi la campagna. La fatica del mio corpo e il frutto dei campi li ho messi in quel che non può essermi portato via. Se avessi avuto l'argento, me l'avrebbero preso. Se con l'argento avessi comprato qualcosa da immagazzinare, me l'avrebbero preso tutto. Ho ancora la campagna ed è mia.» 9. Seduto sulla soglia di casa, Wang Lung si disse che adesso di certo andava fatto qualcosa. Non potevano restare nella casa vuota e morire. Nel suo corpo magro, intorno al quale ogni giorno avvolgeva più strettamente l'ampia cintola, c'era una determinazione a vivere. Proprio quando stava raggiungendo il culmine della vita di un uomo, non se la sarebbe fatta rubare da uno stupido destino. C'era in lui una tale rabbia che spesso non riusciva a esprimerla. Certe volte lo afferrava come una frenesia, tanto che si precipitava fuori sull'aia deserta e agitava le braccia in direzione di quel cielo sventato che splendeva sopra di lui, eternamente azzurro e limpido e freddo e senza una nuvola. «Oh, sei troppo malvagio, vecchio uomo in cielo!» gridava sprezzante, e se per un istante aveva paura, quello dopo gridava con astio. «E cosa può succedermi di peggio rispetto a quello che è già successo?» Una volta, trascinando un piede dopo l'altro, debole per la fame, camminò fino al tempio della terra e sputò deliberatamente in faccia al piccolo, imperturbabile dio che sedeva là con la sua dea. Non c'erano più bastoncini di incenso davanti alla coppia.
e non ce n'erano stati per molte lune, e i loro vestiti di carta erano stracciati, e attraverso gli strappi si vedevano i corpi di terracotta. Ma se ne stavano là, impassibili, e Wang Lung digrignò i denti davanti a loro e tornò a casa gemendo e si buttò sul letto. Ormai quasi non si alzavano più, nessuno di loro. Non ce n'era bisogno, e alla fine un sonno irregolare prese per un po' il posto del cibo che non avevano. I torsoli delle pannocchie erano stati seccati e mangiati e ora staccavano la corteccia dagli alberi, e in tutta la campagna la gente mangiava l'erba che riusciva a trovare d'inverno sulle colline. Tutto intorno non c'era un solo animale. Un uomo poteva camminare per un certo numero di giorni e non vedere né un bue, né un asino, né altri animali volatili. Le pance dei bambini erano gonfie di aria vuota e in quei giorni nessuno vedeva un bambino che giocasse per le strade del paese. I due figli di Wang Lung strisciavano al massimo fino alla porta e stavano seduti sotto il sole, quel sole crudele che continuava incessantemente a risplendere. I loro corpi un tempo rotondi erano adesso spigolosi e ossuti, dagli ossicini aguzzi come quelli degli uccelli, ma con pance gigantesche. E la bambina non riusciva nemmeno a stare seduta da sola, benché il momento di farlo fosse già passato, ma se ne stava sdraiata per ore senza lamentarsi, avvolta in una vecchia coperta. All'inizio la rabbiosa insistenza del suo pianto aveva riempito la casa, ma poi si era calmata e adesso succhiava debolmente qualsiasi cosa le venisse messa in bocca, senza mai far sentire la voce. La sua faccina incavata li guardava tutti, le piccole labbra azzurre come quelle di una vecchia sdentata e gli occhi neri e fissi. L'ostinazione di quella piccola vita aveva conquistato in qualche modo l'affetto del padre, che poco si sarebbe curato di lei in quanto femmina se fosse stata tonda e allegra come le altre bambine della sua età. A volte, guardandola, le sussurrava dolcemente: «Povera scioccherella, povera piccola scioccherella». E una volta, quando lei tentò un debole sorriso mostrando le gengive sdentate, lui scoppiò a piangere e prese nella mano magra e dura la sua manina piccola e scarna e lasciò che le minuscole dita si stringessero attorno al suo indice. In seguito ogni tanto la sollevava, tutta nuda com'era, e la infilava allo scarso riparo della sua giacca, contro la propria carne, e sedeva con lei sulla soglia di casa guardando i campi aridi e piatti. Quanto al vecchio, se la passava meglio degli altri perché, se succedeva che ci fosse qualcosa da mangiare, veniva dato a lui, a costo di lasciare i bambini senza cibo. Wang Lung si diceva con orgoglio che nessuno avrebbe potuto affermare che nell'ora della morte aveva dimenticato il padre. Il vecchio doveva mangiare, anche se a nutrirlo fosse stata la sua stessa carne. Dormiva giorno e notte, mangiava quello che gli davano e c'era in lui ancora abbastanza forza da permettergli di trascinarsi nello spazio antistante la casa a mezzogiorno, quando il sole era caldo. Era il più allegro di tutti e un giorno disse con voce tremante, come un venticello in mezzo a una macchia di bambù incrinati: «Oh, ci sono stati giorni peggiori, ci sono stati giorni peggiori. Una volta ho visto uomini e donne mangiare i bambini». «A casa mia non succederà mai una cosa del genere», disse con profondo orrore Wang Lung. Un giorno il suo vicino Ching, ormai nemmeno l'ombra di una creatura umana, andò alla porta di Wang Lung e sussurrò con le sue labbra secche e nere come la terra: «In città si mangiano i cani, e ovunque i cavalli e tutti gli animali. Qui abbiamo mangiato le bestie che aravano i nostri campi, e l'erba e la corteccia degli alberi. Quale cibo ancora ci rimane?» Wang Lung scosse disperato la testa, teneva contro il petto il corpo magro della sua bambina, simile a uno scheletro, e chinò lo sguardo verso il viso ossuto e delicato e gli occhi penetranti e tristi che lo fissavano incessantemente dal proprio petto. Quando il suo sguardo incontrava quegli occhi, sul viso della bambina tremava per un istante un sorriso che gli spezzava il cuore. Ching spinse avanti la faccia: «In paese mangiano carne umana!» sussurrò. «Si dice che tuo zio e sua moglie la stanno mangiando. Come farebbero altrimenti a vivere, ad avere abbastanza forza ad andare in giro? Loro, che lo sanno tutti, non hanno mai avuto niente». Wang Lung si tirò indietro, allontanandosi dal capo, somigliante alla morte che Ching aveva spinto avanti mentre parlava. Con gli occhi tanto vicini, era orribile.
D'un tratto Wang Lung si sentì afferrato da una paura che non capiva, si alzò velocemente come per scrollarsi di dosso un pericolo che lo stava stringendo nella sua rete. «Lasceremo questo posto», disse ad alta voce, «andremo al sud, dappertutto in questo grande paese ci sono persone che muoiono di fame, il cielo, sia pure malvagio, non spazzerà via tutti insieme i figli degli Han». Il suo vicino lo guardò paziente. «Ah, sei giovane», disse con tristezza. «Io sono più vecchio di te, mia moglie è vecchia e abbiamo solo una figlia. Possiamo anche morire». «Sei più fortunato di me», disse Wang Lung. «Io ho il mio vecchio padre, queste tre piccole bocche e un'altra che sta per nascere. Dobbiamo andarcene per non dimenticare la nostra natura e non mangiarci a vicenda come i cani randagi». E poi all'improvviso gli parve di aver detto qualcosa di molto giusto e chiamò Olan, che giorno dopo giorno se n'era stata sdraiata a letto senza dire una parola, adesso che non c'era cibo da cucinare e nemmeno combustibile per la stufa. «Vieni, donna, andiamo al sud!» C'era allegria nella sua voce, come nessuno aveva più sentito da molte lune. I bambini sollevarono lo sguardo e il vecchio uscì zoppicando dalla sua stanza. Yolan si alzò debolmente dal letto e andò alla porta della loro stanza e, aggrappandosi alla cornice della porta, disse: «È una buona cosa da fare. Almeno si può morire camminando». Il bambino dentro di lei pendeva dal corpo smagrito come un frutto nodoso e ogni brano di carne era scomparso dalla sua faccia, cosicché le ossa aguzze sporgevano sotto la pelle come pietre. «Aspettiamo però domani», disse. «Allora avrò partorito. Lo sento muoversi». «Domani, d'accordo», rispose Wang Lung. Poi vide il viso della moglie e fu afferrato da una pietà più grande di quanto avesse mai provato per se stesso. Quella povera creatura ne stava trascinando con sé un'altra. «Come potrai camminare, povera creatura?» mormorò e disse con riluttanza al suo vicino Cinga, ancora appoggiato alla porta della casa: «Se hai ancora un po' di cibo, ti prego di darmene una manciata per salvare la vita della madre dei miei figli e dimenticherò di averti visto entrare in casa mia come un brigante». Ching lo guardò pieno di vergogna e rispose umilmente: «Non ho più pensato con tranquillità a te da quel momento. È stato quel cane, tuo zio, a trascinarmi dicendo che avevi ammassato un buon raccolto. Davanti a questo cielo crudele giuro che ho solo una piccola manciata di fagioli rossi secchi nascosti sotto la pietra della mia soglia. Io e mia moglie li abbiamo messi lì per la nostra ultima ora, per nostra figlia e per noi, così da morire con un po' di cibo nello stomaco, ma te ne darò un po' e domani vai al sud se riesci. Io rimango. Io e la mia casa. Sono più vecchio di te, non ho nessun figlio maschio e non importa se vivrò o morirò». Se ne andò e poco dopo tornò portando una doppia manciata di piccoli fagioli rossi in un fazzoletto di cotone, muffosi perché erano stati nella terra. I bambini si agitarono vedendo del cibo e gli occhi del vecchio scintillarono, ma Wang Lung li allontanò e prese il cibo e lo portò da sua moglie, sdraiata sul letto, e lei ne mangiò un po', un fagiolo per volta, riluttante, ma sapeva che il momento era arrivato e senza cibo sarebbe morta nella morsa del dolore. Wang Lung aveva nascosto nella mano pochissimi fagioli e li masticò fino a renderli una morbida pappa e poi, avvicinando le proprie labbra alle labbra della figlia, spinse nella sua bocca il cibo e osservare le piccole labbra muoversi fu per lui come aver mangiato. Quella notte rimase nella stanza centrale. I due bambini erano in quella del vecchio e nella terza stanza Olan stava partorendo da sola. Lui rimase là come aveva fatto alla nascita del suo primogenito e ascoltò. Neanche ora lei voleva che le si avvicinasse quando il momento arrivava. Partoriva da sola, accovacciata sopra la vecchia tinozza che teneva per quello scopo, strisciando poi attraverso la stanza per rimuovere le tracce di quel che era stato e nascondendo, come fa un animale, le macchie lasciate dal parto dei suoi piccoli. Wang Lung rimase in ascolto, teso e disperato, aspettando di udire lo strillo acuto che conosceva tanto bene. Maschio o femmina, ormai non gli importava più, era solo un'altra bocca in arrivo che bisognava nutrire. «Sarebbe un segno di clemenza se non respirasse», mormorò, e poi sentì il grido flebile. Oh, quant'era flebile!
Sospeso un istante nel silenzio. Ma non c'è nessuna clemenza di questi tempi, concluse amaramente, e rimase in ascolto. Non ci fu nessun secondo grido, e il silenzio sopra la casa divenne impenetrabile. Ma per molti giorni c'era stato silenzio dappertutto, il silenzio dell'inattività e della gente, ciascuno nella propria casa che aspettava di morire. Quella casa era piena di un simile silenzio e all'improvviso Wang Lung non riuscì più a sopportarlo. Ebbe paura, si alzò e andò alla porta della stanza dove era Olan e chiamò nella fessura e il suono della propria voce lo rincuorò un poco. «Stai bene?» chiese alla donna. Ascoltò. E se fosse morta mentre lui stava là? Ma riuscì a sentire un leggero fruscio. Lei si stava muovendo nella stanza e alla fine rispose. La voce quasi un sospiro. Vieni. Allora lui entrò ed eccola sdraiata sul letto, il corpo che sollevava appena la coperta. Era sola. Dov'è il bambino? Chiese. Lei fece scorrere leggermente la mano sul letto e lui vide sul pavimento il corpo. Morto, esclamò. Morto, sussurrò lei. Wang Lung si chinò ed esaminò il corpicino minuto, un pugnetto di ossa e pelle. Una femmina. Stava per dire, ma l'ho sentita piangere, viva. E poi guardò il viso della donna. I suoi occhi erano chiusi e la sua carne aveva il colore della cenere e le sue ossa sporgevano sotto la pelle. Un povero viso silenzioso, disteso là, che aveva sofferto fino allo stremo e non trovò nulla da dire. Durante quei mesi lui, dopo tutto, aveva dovuto trascinare soltanto il suo corpo. Quale non era stato il tormento della fame vissuto da quella donna, con la creatura affamata che la rodeva dall'interno, che voleva disperatamente vivere? Non disse niente, ma portò la bambina morta nell'altra stanza e la stese sul pavimento di terra, cercò a lungo un pezzo di una stuoia rotta e ve la avvolse. La testa tonda pendeva ciondolando di qua e di là, e lui vide sul collo due lividi neri. Ma finì quello che doveva fare. Poi prese il rotolo della stuoia e, allontanandosi dalla casa per quanto le forze glielo permettevano, depose il fardello contro il fianco incavato di una vecchia tomba. Consumata e ormai dimenticata, senza nessuno che più vi badasse, quella tomba stava in mezzo a molte altre sul pendio di una collina al confine con il campo occidentale di Wang Lung. Aveva appena deposto il fardello che un cane affamato dall'aspetto di lupo si appostò quasi subito alle sue spalle, così affamato che nonostante Wang Lung avesse raccolto un sasso e glielo avesse tirato, colpendogli il fianco magro con un rumore sordo, l'animale non si allontanò che di un paio di piedi. Alla fine Wang Lung sentì le proprie gambe cedere sotto di lui e coprendosi il viso con le mani si allontanò. «È meglio così», mormorò fra sé. E per la prima volta fu invaso da una disperazione infinita.